quest'anno è la quarta edizione, nasce prima del Covid, perché poi un paio d'anni siamo fermati appunto per quel momento che abbiamo vissuto. Nasce da un'idea del nuovo direttivo di sì, va bene la festa, stare insieme, però potevamo riuscire a portare gente sul territorio facendo conoscere il nostro piatto, perché per noi è un piatto che prepariamo tutti i giorni. Le donne lo preparano ai mariti, alle nonne, mia nonna preparava mio nonno alle 9 la mattina, erano pronte per fare lo sdiuno, un bella pila di scrippelle all'olio. E quindi abbiamo deciso di iniziare questo percorso. Abbiamo iniziato e in realtà abbiamo riscosso un successo inaspettato, perché poi tutti mangiavano queste scrippelle all'olio. Quindi abbiamo riportato i sapori vecchi, antichi, i sapori che si erano anche un po' dimenticati. E anche chi partecipa alla sagra, è la frase che ci dicono di più: queste le faceva mia nonna, le faceva mia mamma. E quindi siamo felici di questo, perché l'obiettivo è questo soprattutto, oltre alla sagra, oltre a stare insieme, vivere 4 giorni di allegria con canti che ci accompagneranno le serate. L'obiettivo era quello. Ma più che nasce, è stata ripresa una tradizione che è durata da sempre. Cioè, Faieto è stato sempre un paese agricolo, e quindi quando si lavorava in campagna c'era la necessità di approntare qualcosa di facile, e anche questo è un piatto povero, però era molto pratico, che le donne di una volta sapevano fare molto bene, e oggi queste ragazze, queste signore del paese stanno riprendendo e stanno riscoprendo. Ho visto tante persone: oh, finalmente rimangio qualcosa che faceva parte della nostra, magari l'ha mangiato da piccolo e così via. Soprattutto d'estate in campagna c'era bisogno, il lavoro era pesante e anche lungo la giornata, perché d'estate si lavorava a mietere, a fare il fieno, così, quindi c'era bisogno di questa, prima di tutto di carboidrati, perché si consumava molta energia, c'era, e quindi è anche un piatto povero che si poteva approntare in qualsiasi momento, dopo uno ci metteva qualcos'altro e quindi si tirava avanti. Sta avendo un buon successo. Sì, abbiamo colpito al cuore di chi partecipa, a chi viene, fa chilometri per venire da noi per assaggiare appunto le scrippelle. Come ieri sera è stata una serata fredda, umida, perché c'è stato un temporale nel pomeriggio. Pensavamo che eravamo con le mani in mano, invece in un attimo siamo riusciti a riempire tutte le panche che c'erano a disposizione. Dietro un'iniziativa del GAL abbiamo ideato nel pomeriggio, per appunto permettere a tutti di venirla anche a vedere come viene fatta il procedimento, abbiamo ideato un cookie show dove hanno partecipato chef, operatori del settore. Ci sarà anche Domenica Stellina, che ci farà divertire con le sue battute, e faremo appunto vedere come si realizza la scrippella all'olio, perché poi ci sono molte varianti e ogni periodo dell'anno venivano farcite con prodotti diversi. C'è anche chi magari nell'impasto ci dicono che mettevano la mentuccia, noi le abbiamo fatte sempre semplici, appunto per rievocare dei prodotti che noi usiamo durante la sagra. Utilizzeremo la farina zero, che è la più comune, anche la più, diciamo, amabile, ma ci mettiamo in gioco provandole con alcune farine, come la farina di grano tenero, la farina di canapa. Vi ho provato a fare questi giochi con farciture che useremo anche alla sagra, come mortadella, con i peperoni fritti, con i porcini, con porchette e peperoni, e ne facciamo una di farina di grano di solina. E devo dire che hanno anche queste, hanno il loro perché.